Maite Garzia, come al solito motore di questa Ternana, tanta corsa. Oggi non era facile giocare in questo campo, venivamo da un periodo di stop dove non abbiamo giocato, quindi la partita mancava e in alcuni tratti si è anche visto questo, però sei riuscita ugualmente a dare il meglio. Forse alcune occasioni potevano essere sfruttate meglio, però hai trovato anche il gol e la Ternana ha vinto. Meno male, meno male, sì, abbiamo disfruttato di molte occasioni nella prima parte, però veramente abbiamo giocato malissimo la prima parte, però bueno, alla fine la squadra si è composto e 2-3, no, però soffrendo veramente. La Lazio non sa dato che fare. Adesso abbiamo il ritorno fra 7 giorni in casa al Palla di Vittorio e sicuramente lì dovremo concludere questa partita, perché 3-2 abbiamo vinto, sì, ma è un piccolo vantaggio. Sì, un piccolissimo ventaja, una piccolissima ventaja, però in casa guarda che siamo troppo forti. Nessuno ancora non ha vinto là, sicuro che faremo una bellissima partita. Oggi non abbiamo offerto il nostro miglior gioco, però alla fine sono unos quartos di finale, no? Sicuro che molti equipi si lasceranno punti in questo playoff. Perfetto, allora ringraziamo Maite Garzia e quindi facciamo un in bocca al lupo per la partita di ritorno, a te e a tutta la Ternana. Crepi, ciao. Eccoci qua con mister Pellegrini. Mister, 15 giorni che non facevamo partite, ritornare così, diciamo che bisogna essere proprio forti di cuore. Sì, ma come sempre credo che facciamo molto noi sia dal lato positivo che nel lato negativo. Oggi penso che l'unica cosa che c'è di positivo sia il risultato, perché per altri aspetti non sono molto soddisfatto. E non ci deve far ingannare il risultato, che anche se con tutte le occasioni che abbiamo avuto poteva essere più rotondo, però non abbiamo giocato bene, sotto tanti aspetti non sono soddisfatto. Sì, sicuramente abbiamo visto una Ternana, il primo tempo una buona Ternana, ha giocato, ha creato, però paradossalmente non è riuscita mai a trovare il gol. Poi dopo, giocando male, ha trovato 3 gol che sono valsi la vittoria. Sì, no, ci sono varie componenti, non siamo riusciti a prendere. Sì, il primo tempo abbiamo sbagliato molto, però siamo stati anche sfortunati, pali, le solite situazioni, però spesso dovevamo fare la scelta giusta al momento giusto e non l'abbiamo fatta. Abbiamo sempre fatto scelte sbagliate e poi il secondo tempo invece la Lazio un pochettino è calata e noi dovevamo approfittarne. Abbiamo la possibilità, le armi per poterlo fare. Ma io te lo ripeto, prendo di positivo il risultato, ma dobbiamo lavorare tanto perché un jolly ce lo siamo giocati e non è possibile affrontare un quarto di finale così e ce ne dobbiamo rendere conti tutti. Mi aspetto qualcosa di più da parte di tutti a partire da domenica prossima. Un appunto, abbiamo visto la Ternana che bene o male ci ha abituato a correre per tutto l'arco della partita. Oggi forse gli ultimi 5 minuti l'abbiamo vista un pochettino sulle gambe a livello fisico, quindi sì, ma nonostante questo non è che abbiamo la disattenzione, poi fatalità è venuta su un calcio piazzato, quindi a difesa schierata, quindi quello è un errore che neanche di stanchezza ma è di concentrazione, perché prendere un gol a difesa schierata ti fa capire. E loro facevano solamente questo gioco, questa palla lunga al pivot con inserimenti dei laterali, quindi una volta messa a posto alla fine del primo tempo la situazione, il secondo tempo non sono state pericolosissime. Però ti ripeto, ci sono tante cose che non mi sono piaciute e dobbiamo avere un bel confronto con la squadra per cercare di far sì che questi episodi non si verificano più.
Va bene, quindi forti di questo 3-2 di aver espugnato qui Fiano Romano, salutiamo il mister Pellegrini e ci diamo appuntamento domenica prossima al Palla di Vittorio. Grazie a voi e un saluto.